fare in culo, cazzo, un'armatura atomica. Got a doll, baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. Regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want her to be. A million times hotter than TNT. Rigo. Mamma mia, carneficina! Ok, raga, dai a tutti, vi starete chiedendo ma che minchia di gioco è quello misto fra Fallout 4, GTA 5 e c'è pure un po' di The Last of Us. E niente, vabbè, ovviamente se ci devo giocare a GTA, raga, ci devo giocare in modo mio. Era ovvio questo. Comunque, sono tornato in botto che non faccio un video, però fra poco ritornerò con le live, quindi dai a tutti. Non solo su K-Sponsor, ma a quanto pare c'è la possibilità che riesca a ripartire per il 16 agosto. Devo soltanto capire un attimo con YouTube, perché non li ho capiti bene. Forse il 16 agosto posso ripartire, quindi tenetevi pronti e godetevi intanto sto video. Dai. Ok, come vedete Fallout 4, un misto fra Fallout 4 e The Last of Us. Abbiamo fatto una cosa strana. Oh! E come anche su Fallout si perde a volte. Che cazzo? Eccoli. Rasto ciccione de merda. Non morite tutti, raga. Boo! Raga, è bellissimo, cioè. Epico. Boo! Vedi? La moglie d'Obama là, come si chiama? Mi ricordo. Sono ancora vivi. Comunque, come vedete, c'è ancora un dito di vita da sotto rosso. Pure il fratello. Non morite, pezzo di merda, guarda. Oh, siamo morti di fame. Già. Ok, ragazzi. Brutta storia. Hey man, weren't you looking? Vada. Oh. Oh. Oh, porca. Dio mio! Devo scendere! Ah! Cioè, inizia così, ragazzi! Boh! Capolavoro! Stai chiedendo ma che cazzo del gioco è? Ci ha fatto rinascere così dopo la morte? Dentro una macchina circondato da zombie, cioè, nel senso hanno vinto. Cioè, i mod erano geniali. Bella a tutti ragazzi, vi starete chiedendo che diavolo di gioco era. Che diavolo di gioco è soprattutto. Abbiamo moddato GTA 5 per diventare un misto tra The Last of Us, Fallout 4, un po' pure New Vegas. Soprattutto per il Pip-Boy che è in stile New Vegas. E l'abbiamo riempito di zombie. In descrizione troverete... Oh! Adesso fame. Troppo figo, raga. Lo spav. Smav, tap, come cavolo. La signora pure. Due colpi alla signora. Lippi de merda. Quelli sono troppo lontani, 0%. No, ho sbagliato tasto, sono un demente. Are you late? Ma che c'è traffico? Ah, devi spiegare. Cattivo nell'occhio. Motherfucker! Bam! Se ne vanno giù. Ragazzi, ho trovato questo mitra che è clamoroso. Ma adesso era più di tutto per farvi vedere come la mod, perché praticamente è sopravvivenza, quindi io mo me l'ero immortale per arrivare tutto qui, che è questa parte in stile dell'altro lato.
Voglio soldi. Ma vai mettere. Ecco, non ci muovo più. Ok ragazzi, come dicevamo, è una mod sopravvivenza, quindi bisognerà trovare il cibo, le poche macchine per camminano, che camminano serve la poi ho mischiato due mod, infatti se vedete hanno gli HP in stile Fallout, gli HP della mod degli zombie che si chiama The Long Week. Invece per usare il metodo di combattimento di Fallout bisogna installare Fallout 4 e San Andreas, poi troverete il link in descrizione. E qua mi sta di mano poche zone a portata, troppo in alto. Vabbè, c'è un po' di inquinamento visivo. Oh, a pezzo de merda. Let's do this, motherfuckers! Cazzo. Tornata quella del... Boh! Cioè, no, dai. Siamo già morti. Devi morire. Sparato a una chiappa. Mamma mia. Non è morto uno. Sono fomentato, ho sparato un colpo per ogni nemico. Si sono forti proprio. Cazzo! Sono incazzati a bestia! Vai a fare in culo i propri nemici. Cazzo, immortali, cazzo. I don't give a fuck, asshole. Si sono infettati pure con loro. Un Y ne dovrei pure chiamare. E va pezzo di merda. Via, 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 stiamo a morire. Guarda la vita che c'aveva quello. Che era un boss. Cazzo. No! Ok ragazzi, siamo ripartiti e per rinascere qui su un tetto, come avevo detto poco fa, poc'anzi, che può succedere questa cosa, però adesso qui si può scendere. Non so, dobbiamo, è la prima volta che gioco a questa mod e devo riuscire fottutamente piena di zombie, devo riuscire un attimo a capire come si mangia. Penso che quella blu sia la vita. Boh, ma si è tramo. Penso che quella blu sia la sete, quella verde sia la fame. Oh, fanno scendere. Guarda. Giù la pompa è il bello. Fuck you, bitch! Boo. Via il cappello, che maleducazione. Non mi diceva il fatto di... Ok. Vediamo, raga, giriamo. Siamo dei sopravvivi, che qua è pieno zeppo dei zombie. È giorno perché... La smanetta con la morte, perché diventa notte. Però fa paura di... Non si qui tutti. Cazzo.
minchia quanto si è avvelenata. Ok, abbiamo finito i punti PS. Bam. Bam. Boh. Oh, capriola. Guarda là. Lui con la camicia guaglia. Tutti i ciccioni comunque. E anda nella merda. Disseminato di cose apocalittiche. Una barca. Come è arrivato l'ospita. Sto morite galloppare Roma, raga. Spegni il ventilatore perché faceva fuori. E si sentiva troppo nella registrazione. Ah bello, ma te sei umano. Sto pure, oh. Yeah. Isho, opera. Man, you ain't nothing but a punk. Oh. Cazzo, l'ho preso al fondo. Troppo vicino. Boh. La troia. Cazzo. Io c'ho difficoltà più di tutto a mettere il blackout. Io penso che no, te vengo con me. La troia. Sei una merda, oh, mi hai rotto le palle. Finiti i punti. Ah, no, tu ricarica. Non ti ricarica. Ah, no, ricarica. Ha ricaricato. Ah, no, no, infatti ha sparato una volta. Tu sei la peggio merda. E da prima ti stai a rompere il cazzo. Ora lo fa il chilometro. Ok, i più vicini stanno a destra, sto iniziando a capire a destra. Sta vecchia col cappelletto dell'Adidas è cortissima. Non mi devi spiegare perché non ho mai fatto lo spap. Boh. Oh. Il circondato non mi funziona lo spab. Ecco. Classica cosa che succedeva pure su Fallout, però, raga. Oh! Oh, molto noir. Si è bloccata su un cadavere, il sangue che sgorga via. Che la vita è scesa drasticamente. Bitch! Bitch! Io non riesco a capire, non c'è traccia di cibo e bevande, io non so come funzioni, però in teoria c'è scritto che bisogna sia fare benzina, perché con la macchina se passi vicino a un benzinaio e premi o c'era scritto sulla mod, ti si ricarica la benzina, mentre in teoria c'è scritto che dovresti droppare in giro bottigliette d'acqua, cibo, panini, particolare. Scatole, come prima, come quando tiri una pistola, prima si è vista una scatola. Bitch. Bitch. L'ultimo ad ammazzare uno e dice bitch. È magnifico. Si è trappa. Asshole. Porca troia, devi alzare. Siamo armati da paura. Let's do this, motherfuckers! Holy shit. Mm.
colpo in testa e muore. Ah, ste due soccole. Ah. Bel po' buggato. E minchia se tutto. Boh, vola. Mamma mia come spara sto fucile. Una mano. Oh, fischio. Buono a giocare questo cavolo del mouse. You bitch can fuck yourself. Da che cavolo? Tutto sto stronzoni ti vengono tutto proprio a merda. No vabbè, ma sta checca? No vabbè, ma sta checca? L'avevo mai vista? Blast on medium, bitches! Lavorosa! Via! Il panico sopraggiunge in un attimo. E no. Boom! Sto pugno, questa amata da rallentatore tipo Rocky. La Rocky Marciano, più che era. Siamo destinati a morire, ragazzi. Non so, penso che... Appena ci giocherò privatamente. Qua era proprio la volta che lo mettevo. Porca troia. Ne stanno arrivando una cifra. Siamo armati da paura. Vediamo con la pistola. Questo qua che è molto più lento, pure buono però. Già con questo cambia tutto. A parte ci abbiamo un dito. Suoni horror. Sciamme. Comunque, mo ce la facciamo tutta in soggettiva invece. Ora vediamo la rinascita, vedete? Prima non lo ricorda bene. Dove ci spawna? Qua. Sulla terrazza. Che cazzo, ho messo troppo, davvero. Sempre sta pistola elettrica. Dai. Ma che? Pistola laser. Regà, non so che cavolo... Avevo mai vista sta moda, è troppo figa, ma da Halo. C'hai paura, è un video merda. La vecchia stronzona.
si è fomentato. Gli è sparato. Non è fatta questa volta, infatti è sbagliato. Paramanetta. Vada. Cazzarola. Armi folli, cinesi volanti. Io lo metto in arma normale. Aspetta che scivo. Prendo l'audio per la pistola. Abbiamo la gravità lunare che è divertente, raga. Come vedete, eh? Andava, fammi arrivare. Andiamo. Ecco la che vola in aria. Via! Ma vivi, ma volano via. Non so se la fame ti diminuisce in base a quanti zombie uccidiamo. Brutta troia. Una palla una. Oh. Nivio. Michael, ciccione da cingalese. Si nota molto il razzismo, ragazzi, ma è GTA. Molto multietnico e molto odio. Di conseguenza il razzismo. Vabbè, niente, ci siamo divertiti con sto fucile. Da mangiare non l'abbiamo trovato. Niente, come le mie live per concludere. Oh, il camion delle attività. Oh, finora abbiamo usato la camion. Riusciamo a capire dove trovare armi, me lo segno. Scatole, dovrebbero essere delle scatole. Fuel 20.000. Man, sorry about that. Belli. Ah, poi che è la gravità? Oh, guarda quello. Ma quello è vivo. Non era lo stesso. Prima un po'. Corriva. E niente, la nostra vita sta finendo.
senso. Il motorino non più. Vediamo se qua c'è qualcosa da mangiare. Stiamo esplode. Sbagliato tasto. Corri. Preso il palo. No, vabbè, ho preso il palo, tipo cartone animale. Porca la puttanazza. That's that! Ma che sono? Michael. Io sono Michael. E vai, Michael funziona. Vai a fare in culo, cazzo, un'armatura topica. Who you think you fight? L'armatura. Boom, mazzi sticker vecchio. Adesso i zombie come so atleti. Per fortuna l'armatura atomica adesso gli sta dando una bella difesa. Fino a mo' non mi è funzionato. Sono contento, così ve la posso far vedere. Certo, con l'armatura atomica non si potrà usare la partenza effettiva, però comunque non può. Concordato. Comunque, niente, sempre il cibo non si trova. Un negozio. Cazzo. Bloccano le cose. Boh. Uno zombie. Non mi fa paura perché. Io non mi ricordo schivano i corpi, cioè soprattutto. Salve, buongiorno, vorrei affittare. No, magari non sa, c'è un'apocalisse zombie. Non è stato avvertito. Ma soprattutto che tira fuori il cellulare, fa troppo ride con l'armatura top. Pronto, sì, Richard. Compra più frittelle. Fermiamo la partita. Me mi hai stuccato le palle. Capito? Io credo che ora te ne vai a fare in. Oh, polizia. Le pare, no? Lo vede bene? Un'arma di difesa, un gruppo di difesa. No, cazzo, su operai. Semplicemente. Oh, you got hands on dog! No, non voglio dire. Hey, what's your problem? Cazzo. Scusate, what the fuck are you doing? Sono l'unici esseri umani che non voglio litigare. Oh, non te permette più, no? I'm gonna fuck you up. What are you trying to prove? In your I could really use a beer. Ho bisogno di più. Thanks. Proviamo questa parte della. Adesso vedremo, ragazzi, later. La mod di Fallout 4 San Andreas, la parte dove si possono prendere come Fallout. I didn't see it all. Seguono. Thanks. Con un goodbye. Ho bisogno di Hey, what's up, homie? Problem is, Americans would rather support a scumbag billionaire than a local store. Damn unions are all going bust. Voglio devo di chi attacca a Zoom. No. You a bad motherfucker, shit. Huh? Balls. Oh. Che cazzo ti ha detto niente? A voi protezione come al solito. Hey fuck you. Hey fuck you bitch. Attenzione. Ma perché a voi non si stanno a mangiarsi i zombie? Grande, mai di vero.
Boom, mazzi zombie. Combatti, sì. Combatti, siamo circondati. Ok, stessa tecnica. Proviamo con quell'altro. Non gli ho fatto spawna un mitra. Armatura atomica violente, veloci, rapide e violente. Andiamo via, zio. Bam. Ragazza questa. Hanno zombificato assieme. Porca troia, non muoio. Ora questa hanno circondato. Boh, se sta da con tutti i miei. No, ancora vivo. Combatti, sì. Combatti te che io me. Oh, macchina italiana. Ma che cos'è? Bandiera dell'Italia. Già parte del gioco questa, è Mario. Ma basta anche con la bandiera. Sì. Ruba una macchina. Guarda il Brotherhood of Steel. Non so tenere la cena, non decisa in basso che ruba i taxi. Oh, quando sali in macchina mi attiri una vita. Italian style. In tutto ciò sto con l'armatura d'oro. Sorry, mi dispiace. All'altra parte, ragazzi. Zombie. Che devi cagare il cazzo, non l'hai capito. Guarda che faccetta Erbanda, tipo. Che volessi fare con quell'RPG, scusa. È magnifica, a parte che c'era un muro che la copriva, però la copertura era epica. Non devi cagare, ragazzi. Che ragazzi? Un bicicletta? No, vabbè. Ce lo devo... Confraternita d'acciaio in bicicletta, dato quando ha fatto. Serve uno lotta. Oh, che palle, sempre qualcosa dietro. Boom! Bada! Morti tutti. Allora. Un bel cappello di...
Ok, mo non c'è niente per me. Vero. Non ha fatto quell'inquadratura. Perché non l'ho. Pompieri, cioè, ma guarda qua, boom. How you not see me? Fa un'inquadratura, fatto prima bellissima, che si è vista per un attimo e c'era un muro. Eccola, boh, fantastico. Io prima avevo visto una bicicletta, altra cosa epica. L'armatura atomica, eccola, prima di morire, manca poco, la morte sopra, che la morte sopraggiunga. Armatura atomica in bicicletta, wow. Ho sempre la stessa musica. Lagga un pochino. Allena, forza ragazzi, su, corriamo. 1, 2, 3, bam. Bam, mazza e tramba. Ma forse chi ti si incula che la moto prende? Guarda che mucchio. No, vabbè. Mucchio di carne, fuoco e sangue. Oh, uno zombie che nuota. Due zombie che nuota. Oh madonna. Una marea di zombie a nuoto, ragazzi. Mamma mia quanti sono. Silenziosamente. Ah. Fortuna l'armatura d'oro è una buona difesa. Infatti se moriremo qua. You a bad motherfucker, huh? Oh, oh. Oh man, motherfucker. Fammi passare. Perché non mai equipaggiato l'arma? Ti ho detto che equipaggiamo. Invece al carabino. E qui. Oh. Zero per chiudere. This is a fantastic time in your life. You know, you're all so beautiful and burgeoning into woman. And a couple of you have developed fine breasts, as I see, and several about to fall out of your swimming costume. But don't do anything stupid that could ruin your life. Boys, they are trouble. Save yourself for your husband. You know, Bobby June, the important thing is that people learn about the decisions they're making in their own lives. And one decision we all gotta make is to stop letting immigrants ruin our economy. I mean, it just ain't right. You cannot get a job right now because foreigners have them. Well, America did not become the greatest country ever by letting foreigners in. Si è appena buggata la. Listen, Bobby June. Listen, all of you. Sono un po' uscito dalla roba. In parte. Comunque il cibo, prima sono riuscito a trovare una scatola mentre giocavo. Stavo un attimo a provare da solo. Sono riuscito a trovare una scatola. Però dentro c'era un'arma tipo 20 proiettili. Io non so come pretendo.
sopravviva. Non ho capito. Dopo poco scende la vita, la benzina non c'è. È difficilissimo, ragazzi. La vita sopravvivente di Fallout è tipo niente. A morì, morì. Il cibo non c'è e muori di fame. Sarà che ho messo due mod insieme, ecco, tipo questo, no? Io la posso prendere, ma sì, ho preso questa auto. Ciao. Cioè, qua mi fa cercare con Z, però come dicevamo prima, la mod GTA 5 San Andreas. Fallout 4 San Andreas. Ah, finalmente mi fa la cura decente. Fuck you, bitch! 44% di possibilità all'ultimo. Bella in fronte, tia, guarda come è cascata brutta. Signor, tutto bene? Siete bene? Si è fatta male? È morì. Ok, una fracca di zoom. C'è una macchina là sopra, ma come minchia ci è arrivato? Comunque in teoria potremmo fare potremmo prendere Z. Oh, non c'è una macchina qui, no? Oh, c'è un market lì, cavolo, è vero. Ma c'è uno dentro pure, ma com'è possibile? Salve. Ma ha notato che è pieno di giochi qua? Cagato sotto. Chiama i guardi. Per cazzo, ora mo tiro fuori l'RPG, moro pure io, per cazzo. Sì, vabbè, ovviamente non si vede niente. Mo bugga tutto pesantemente. No, archiuso non si può usare. Però vabbè, è raro che stai archiuso su GTA. Non senti, io c'ho fame. Me vuoi far magna? Scusa, sì, devo da arrivare qua. Ma arrivano all'infinito. Sentono più spari, più sentono rumori. Oh, bravo. Non posso mettere in soggettiva, se no crescia, non funziona l'armatura. Porca troia! Rubamo. Oh, raga, guardate! Il brother Bro Steel come si è speso in basso. La confraternita d'acciaio. Boo! Manco so che scappa bene. Sta roba si può pià. C'ho fame, sì. Grapp. Opera poi era. No? Non solo le scatolette della mod. Il cibo classico un tuo pomeriggio. Porca troia. Che cazzo di arma posso via per rompere il culo a tutti? Vecchio e caro RPG. La moto vorrebbe non funzionare. Yeah, guardia infami. Yeah. Boo. Mori. Non so se funziona, ma non vedo. No, non vedo. Non è che dice che c'è bisogno di rame. Max Mark. Aspetta, musica. Non me la vedo. Up. Up. Pistol. Che cazzo? E...
Hai visto? Questo era lo zero. Aspetta, carichiamo i pompieri. Non andate via. Che diavolo. Se li mangiano che scendono. Se riesco a prendere il camion di pompieri, famo là con l'acqua. Oppure aspetta, magari. No, non mi fa farlo. Scendo un po' te. Perché se riesco. Get the fuck out! No, voglio dare troppo bene. Ecco, ok. Sono andati, ma che cazzo sta succedendo? Tutti i zombie. Ok, mercenario. Be safe. Mo vedete, il pompiere ha un mitra in teoria. Dovrebbe darmi una mano. Adesso sta cagando. Amare, anzi, è pieno di zombie, dammi una mano. È un po' un casino perché è in inglese e gli devi praticamente combattere, se no non combatti. E tanto noi sappiamo. Senti, sì, che volemo fa? Ma dà una mano. Tacci tua. Boh, ho buttato per terra. Bisogna comunicarci, dice Faigo, e reazione. Che cazzo gli devo dire? Giù, diplomazia. Azione. Hold position. Cancel hold position. Shot person on cross side. Enter bay. Shot back. No, speravo che era uccidi le persone che uccido io. Oh, guarda come se ne va. Pezzo di merda. Bastardo infame. Scappi. Poi mi stanno al 7200 te scappi. Man, you a genetic experiment gone wrong, dog. Bam, alla nuca. Andiamo a vedere se troviamo. Non c'è più la mappa, voi. Andiamo per questa. Cazzo, ho cancellato tutto. Figo, regà. Tipo non mi stavo orientato, cioè all'incirca so dove sono, ma non so dove è l'aeroporto. Volevo andare all'aeroporto, ma mo è buio, con la nebbia, con i zombie, senza mappa è fatta abbastanza. Quelle rocce stanno vicino all'aeroporto, mi ricordo che vedevo quando ci volevo entrare su PS3. Ma stesso gioco, io ci giocavo su PS3 e è migliorato, eh? È invecchiato bene, molto bene. Comunque ragazzi, questa è proprio l'ultima vita. Poi ci riproveremo. Magari in live. Che se tutto va bene, raga, forse fra 10 giorni posso tornare a fare le dirette, no? Non voglio da farsi speranze, soprattutto a me, perché ho letto così, ma non so se ho capito bene. Comunque, torniamo al gioco. Salve. Non c'è il mirino. Senza poter mettere in soggettiva senza mirino. Oh, pure i cani poi stanno, questo. Cani zombie. Questo è il primo che becca. I cani zombie un po' mi chiamano.
Dov'è? Punk. La schiappa a me. Beh, diciamo che Fallout era meglio perché quando gli sparavi così per le teste che saltavano, però qua è meno violento. Ho fame da dietro. Ha perso per me. Bellissima sta pistola. Ok, mi sono riperso l'aria qua. Oh, mica morto. Per loro si riarca. Cascano. Gli pian testa, se no non muore. Let's do this, motherfuckers! Ragazzi, un attimo dove stiamo, cioè. Ah, ecco l'aeroporto. Aspetta, perché io c'avrei la moto per teletrasporto. Ma non perdiamo tempo, stiamo per morire. Ovviamente anche qui è pieno di fottutissime zone. Beh, ancora non mi hanno visto, io eviterei. Comunque. Fatti abbastanza bene, poi l'impostazione delle persone ubriache. Però le cicche è vero, perché le persone ubriache sono tanto. Ah, ok, finalmente possiamo mandare Franklin in armatura d'onda. Fa troppo ridere. Come si suona il claxon? Non mi ricordo più. Salve. Nagge mi si è paccato. Siamo su sta aereo. Vediamo quanta benzina c'è. No! Zombie di merda. Ah, si sono presi i capici, è vero, c'hanno la fissa, devi essere la quei veicoli appena scendi. È una cosa un po' strana. Sembra quasi in bug, però devo dire. No. Vaffanculo. Nessuna missione. Mannaggia, io volevo piallo troppo guidarlo, non per fa acrobazie online. La pistola vintage Nazi style. Non va, posso incadrare perché se non sono soggettiva mi si bugga. Lontano. Dall'avanti. Pam, nell'occhio. Cattivo. Stiamo per morire. È finita. Volevo ammazzare sto bastardo. Niente. Guarda come si è cacciato con un'ora. Tipo così. E niente, ragazzi. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. È un fraternità d'acciaio che esce da ospedale. Fa troppo ridere. Ok, raga, dai a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Magari una live. Cioè, forse ho detto prima, se tutto va bene, riuscirò forse a rifare live su sto canale fra 10 giorni, il 16 d'agosto precisamente. Oggi è 6, sì, fra 10 giorni. Cioè, dai, bella raga.
10 giorni.